La sera in cui fu ritrovato il corpo di Simonetta Cesaroni, Mario Vanacore non aveva sul corpo alcuna ferita. Non è lui l'assassino. Non ha dubbi l'ex poliziotto Antonio Del Greco, uno tra i primi investigatori a entrare nell'appartamento al terzo piano di Via Poma 2 a Roma, dove la sera del 7 agosto 90, intorno alle 23, venne trovato il corpo della povera segretaria di 20 anni, massacrata poche ore prima. Negli anni scorsi, sui giornali e sulle TV, si è diffusa la notizia che, secondo un'informativa dei carabinieri, peraltro non ne conosciamo la data, dico io, il responsabile del delitto di Via Poma sarebbe Mario Vanacore, figlio del portiere dello stabile Pietrino, a suo tempo accusato e scagionato. Un'ipotesi suggestiva, ma non nuova, quella dei carabinieri, secondo la quale il figlio del portiere, che viveva a Torino e non conosceva la vittima, la mattina del 7 agosto 1990 arrivò a Roma insieme alla moglie e alla figlioletta di 2 anni. Poche ore dopo, nel pomeriggio, si sarebbe recato negli uffici degli ostelli della gioventù per scroccare qualche telefonata. Il giovane avrebbe portato con sé l'agendina di suo padre, che fu poi trovata tra gli oggetti sequestrati sulla scena del crimine. Una volta entrato nell'appartamento, vi avrebbe trovato la vittima. Invece di cercare una scusa per giustificare il suo arrivo in quegli uffici, l'uomo avrebbe pensato bene di approfittarne e violentarla. Il tutto mentre sua moglie e la bambina riposavano 3 piani più sotto. Simonetta Cesaroni avrebbe reagito ferendolo con un'arma, forse un tagliacarte. Lui a quel punto l'avrebbe massacrata. Resosi conto di quanto commesso, avrebbe chiesto aiuto a suo padre per ripulire l'appartamento e forse far sparire il cadavere. Tentativo fallito, perché intorno alle 23 arrivò poi nello stabile la sorella della ragazza, accompagnata, eccetera. Sul luogo del delitto furono poi reperte alcune tracce ematiche di gruppo A, qui dice appartenenti all'assassino, tracce di gruppo A. Ipotesi suggestiva ma totalmente infondata quella che l'assassino sia Mario Vanacore, dice Del Greco. Non a caso la stessa procura di Roma aveva già chiesto l'archiviazione di questa indagine, già prima che il nome dell'uomo finisse in prima pagina sui giornali. Anche Vanacore ha ribadito di non aver niente a che fare con il delitto. Ce l'hanno con la mia famiglia, Simonetta io l'ho vista, solo da morta. Dice Del Greco, lo interrogammo subito, quella notte stessa. Poi anche nei giorni successivi, infatti, Mario Vanacore è stata una delle persone sulle quali all'inizio delle indagini abbiamo concentrato la nostra attenzione. Eravamo convinti che suo padre avesse ripulito la scena del crimine per proteggere qualcuno. E questo qualcuno poteva essere solo il figlio. Però sapevamo anche che l'assassino era rimasto ferito, ma sul corpo del giovane Vanacore non c'era alcun tipo di lesione, inoltre non c'erano prove contro di lui. Lo scagionammo da ogni sospetto e non ho dubbi sulla sua innocenza. L'assassino non è lui, ma un'altra persona. Quanto a Caracciolo di Sarno, dice Del Greco, un'indagine contro di lui non sarebbe più possibile. E inoltre il gruppo sanguigno dell'avvocato era di gruppo B. Sul luogo del delitto fu ritrovato solo il gruppo A, a parte quello della vittima, zero. In questo delitto tanta, troppa gente ha mentito, è stata reticente, ha contribuito a inquinare le acque, conclude Del Greco. A questo punto e dopo così tanto tempo credo sia difficile, se non quasi impossibile, che si arrivi a un nuovo processo, da Vanity Fair di oggi. Bene, non smetterò mai di scandalizzarmi, perché prima sembrava che le tracce di sangue fossero determinanti. Oggi non importa se c'è sangue di gruppo A e se Caracciolo di Sarno aveva il B. Dobbiamo assolutamente seguire questa pista, dice qualcuno dall'altra parte. Quanto a Mario Vanacore, sì, ha il sangue del gruppo A. E allora? Chissà quanti hanno il sangue di gruppo A. Quindi cosa fa Mario Vanacore? Il giovane Mario Vanacore, già provato dalla vita, per la morte della mamma e senza l'uso di una mano, quindi è praticamente menomato. Cosa fa? Quella mattina arriva a Roma a trovare il padre e la matrigna, ha con sé la moglie, ha la figlioletta, però dice vabbè, vado a fare qualche telefonata su perché mi costa di meno. Sì, va bene, entra, cioè, danno le chiavi, vabbè sì, vai. Lui va, c'è Simonetta? No, perché quando si muove un'accusa bisogna un po' essere precisi, sia sull'arma del delitto, sia sull'ora, cioè sugli orari e sulla sequenza oraria, l'ho detto tante volte, ma pare non interessare a nessuno, nessuno di quelli che fa sciacallaggio mediatico e non solo. Quindi lui entra, Simonetta gli avrà detto, beh, che succede, chi è? E lui dice, ah no, scusi, ah però, carina, quasi quasi la violento. E si scaglia senza l'uso della mano destra.
si scaglia, prende il tagliacarte, perché lui sa benissimo dov'è un tagliacarte. Mi viene da ridere, ma io vorrei fare ben altro, ragazzi, mi trattengo. Simonetta, giovane e tonica, un uomo senza l'uso di una mano, ha molto meno forza di quella che dovrebbe avere normalmente, no? Quindi si sarebbe ben difesa, avrebbe urlato, con le finestre magari anche le serrande alzate. Invece no, lui riesce a darle questo ceffone, perché non dimentichiamoci di questo cazzotto e forse di altri lividi, no? Quindi lui con una sola mano prende questo tagliacarte in un ufficio che non conosce. Quindi deve prima recarsi a prendere il tagliacarte. Lei che cosa fa nel frattempo? Beh, esce, no? Urla, alza la serranda. O cos'era? Proprio così addormentata nel bosco, Simonetta? Non credo proprio. Ecco, va a prendere il tagliacarte, torna. Lei è sempre lì ferma, a proposito, si spoglia, perché lui la fa anche spogliare con questa sola mano, lei non grida, non fa niente, non scappa, e lui le dà questo ceffone, poi la riempie di coltellata con una mano sola, e dopo chiama il papà, va giù, dice, sentite, lo dice anche alla moglie, e la moglie non fa una piega, e sentite, la conoscete l'impiegata su? Naturalmente non la conosce nessuno, perché nessuno di loro l'ha mai vista. Vabbè, comunque, dice, io ho fatto questo pateracchio, venite su un attimo, nessuno si scompone, né la moglie, né la matrigna, né il papà, vanno su, dai, puliamo, forza, dai, anzi, se possibile portiamola via, ma non ce la fanno, si fa tardi, la lasciano lì, gli stracci, boh, riescono a pulirli bene, naturalmente, ricordiamo quell'allusione al bagno di Vanacore che era troppo pulito. Mi trattengo veramente a stento perché ora non ne posso più, qualcuno deve dire la verità, qualcuno, come dice il dottor Del Greco, deve veramente dirla a questo punto. Sono in pochi ancora rimasti che possono dirla perché altrimenti comincio a pensare male. È una vera vergogna e mi opporrò sempre a questo massacro.